15, buongiorno e ben ritrovati con Linea Diretta. Oggi parliamo degli angeli della notte, di molto altro, di quello che è il volontariato, l'aiuto, l'assistenza ai più bisognosi. Ringrazio Giuseppe Stefani che è con noi. Buongiorno signor Stefani. Abbiamo tante cose di cui parlare e raccontare, diciamo, uno spaccato della nostra società, dell'aiuto verso gli altri, che spesso abbiamo incontrato anche in questi anni con il telegiornale, soprattutto a Treviso, insomma, però so che avete tante iniziative, tante cose che fate per il bene degli altri. Ci racconta un po' che cos'è intanto la Fondazione, chiaramente la Fondazione Bellotti Stefani, e poi qual è l'attività che seguite? Grazie, grazie dell'invito. Innanzitutto desidero salutare i telespettatori che da casa ci stanno seguendo e anche augurare buon pranzo a tutti quanti. Sì, a quest'ora certo. Cioè, quest'ora, sì. Grazie infinite. Sì, ben volentieri trattare questo argomento portante della Fondazione che ho costituito nel 2010 per volontà di mia moglie, che si è sempre dedicata alla solidarietà, all'aiuto delle persone in difficoltà. Quindi io, prendendo l'energia da lei e lo spunto da lei, ho portato avanti questo suo, quando è mancata, ho portato avanti questa sua idea di costituire un qualche cosa che potesse essere utile alle persone più in difficoltà, anche dopo la nostra dipartita, quindi anche ai posteri, certo. Portare avanti per lasciare anche un segno, un diciamo, segno, un qualche cosa, eccetera. E ho costituito la fondazione ha sede a Monastier di Treviso, perché la mia famiglia è originaria di Monastier e mia madre è di Fossalta di Piave, 4 km da Monastier, quindi diciamo qui proprio della zona. E cosa fate? La fondazione è partita con un progetto basico per sempre di donare 3 borse di studio ai ragazzi della scuola media di Monastier, quindi ecco l'istruzione, la cultura e aiutare questi ragazzi bravi come risultato scolastico, però con necessità economiche della famiglia, quindi aiutarli nello studio. Prendete i migliori, no? I migliori, un risultato tra l'8 e il 10 e le condizioni economiche, diciamo, più disagiate. Quindi diamo queste 3 borse di studio che generalmente vengono sempre assegnate durante un concerto. E le prime borse di studio sono state assegnate con il primo concerto, che è nato per caso su idea del preside della scuola media di Roncade, il professor Chiar Parin, che è il direttore della banda civica di Treviso, e lui mi disse: quando daremo le borse di studio faremo un concerto. A me è venuta la pelle d'oca sentire una cosa del genere, perché chiaramente non pensavo così notorietà per dare 3 borse di studio, ma lui disse: no, dobbiamo farlo per portare un messaggio all'esterno. Messaggio all'esterno, perché in Veneto c'è molta gente che ha potenzialità per la solidarietà, però sono un po' distratti. Allora noi, attraverso la musica, con la musica anche, attraverso, certo, la musica portiamo questo messaggio all'esterno. Quindi primo concerto dicembre 2010 nella palestra fredda della scuola media di Monastier, poi al Park Hotel, poi siamo trasferiti a Treviso al Teatro Eden e alla Santa Caterina, e gli ultimi 2 anni al Teatro Eden. Questo sarà ripetuto tutti gli anni, l'ultima domenica di ottobre, e offriremo questo spettacolo musicale con la banda civica di Treviso. Quindi aiutiamo anche la banda civica di Treviso per portare avanti il loro programma artistico, in quanto l'aiuto comunale si è ridotto perché ci sono altre, certo, priorità. Quindi io come fondazione ben volentieri posso dare una mano in questo senso. Il 25 ottobre quest'anno, quindi ultima domenica di ottobre, al Teatro Eden, e vi aspetto numerosissimi. Ci saranno anche altre cose, altri temi. Tratteremo quest'anno il tema del cibo. Quindi cibo,
abbiamo l'Expo, il tema dell'Expo è centrato sul cibo e quindi abbiamo ripreso quest'anno il cibo perché il mondo ha bisogno di cibo. E quindi per sfamare le persone non servono grandi cose, non servono grandi risorse, basta poco per togliere dalla morte certa dei piccoli che non hanno possibilità di nutrirsi. Senta Giuseppe, le chiedo un'altra cosa. Qual è l'attività, credo principalmente notturna, di assistenza, sì. di accompagnamento, sì, sì, sì. di presenza? No? Sì, cos'è che fanno i suoi volontari? Allora, i volontari, partito allora alle tre borse di studio, poi cercavo un progetto. Non riuscivo a trovare un progetto che mi entusiasmasse, l'ho trovato a Novara, dove io abitavo, ero residente da tantissimi anni. Dopo il mio trasferimento, sono un pilota militare e civile, il mio trasferimento da Istrana, sono stato trasferito a Novara, dove conobbi quella che sarebbe diventata mia moglie. E a Novara, 35 anni fa, l'allora vescovo Monsignor Del Monte, cappellano degli Alpini durante la Seconda Guerra Mondiale, e un laico, costituirono questo gruppo di volontari che danno assistenza notturna alle persone sole e senza mezzi economici in ospedale a Novara. Unica città in Italia, unico ospedale in Italia. Io ho fatto un clone di questo progetto e ho detto desidero farlo a Treviso. E sono tante queste persone? Sono una cinquantina di volontari, siamo partiti nel 2011, ho impiegato un anno per trovare i volontari e diciamo che nel febbraio 2013 il progetto è partito con grande soddisfazione dei volontari stessi e dell'ospedale. Ma sono tanti, quindi io le chiedevo le persone, sono tante le persone sole in ospedale, chi sono? Fortunatamente no, è una tipologia di assistenza questa che è un po' limitata come numeri, perché essere soli, totalmente soli e senza mezzi economici è una tipologia di persone limitata. Io per esempio questa notte ho fatto un'assistenza ad una persona totalmente sola. E che cosa ho potuto fare? Noi dobbiamo soltanto assisterlo dal punto di vista del familiare o dell'amico che non c'è. Scusate. E non dobbiamo svolgere un'attività infermieristica. Certo. Dobbiamo essere presenti se necessita suonare, chiamare l'infermiere per un qualche cosa. C'è una fleboclisi che sta terminando, per chiamare l'infermiere, e se ha bisogno di un sorso d'acqua, di una carezza, di una parola di conforto. Ecco, quindi questa è la nostra tipologia, la nostra mission per queste persone sole e senza possibilità di prendere un'assistenza a pagamento. Questo dà molta soddisfazione perché si trovano delle realtà più disparate e complicate. E allora ecco anche la nostra psicologia di quello di alleviare questo turbamento interiore che molte persone possono avere. Diciamo che è un'assistenza un po' limitata come numeri nell'anno, perché questa tipologia di persone è di numero limitato. Diciamo che siamo una cinquantina e svolgiamo un paio di notti annue per volontario. Ed è esattamente la statistica in Novara, dove esiste da 35 anni. Quale ospedale? Ospedale Caffoncello e basta. E i volontari sono messi a disposizione da noi su chiamata della direzione sanitaria. Ah, quindi sono loro, diciamo, a preallertarvi. Sì. I vari quindi reparti, è un progetto che chiaramente piace anche... Piace molto all'ospedale, sì, è molto apprezzato. Il reparto fa presente la necessità, la direzione sanitaria vaglia il contenuto della richiesta, ci chiama e noi inviamo il volontario. Senta, allora, comandante Stefani, visto che ho detto che è stato pilota, giusto? Sì, sì. Senta, comandante, allora, ma quando
siete lì, lei ci diceva anche questa notte, insomma, la passata lì in ospedale per assistere una persona, siete un po' psicologi, cosa siete? Ma sì, insomma, un po' multiruolo, diciamo, che insomma, per quello che possiamo... Ci vuole una preparazione? No, per quello che possiamo fare, un po' di buon senso, un po' di trasmettere un po' di amore, un po' di calore, la preparazione è soltanto... quattro serate che l'ospedale dedica a noi nella formazione di nuovi volontari e per diciamo illustrare un po' l'organigramma dell'ospedale, i vari reparti, come sono composti, come ci si muove, norme dal punto di vista igienico e niente altro, perché la parte infermieristica non riguarda noi, ci sono le persone qualificate, laureate che pensano a questo. Quindi il nostro compito è quello del parente o del familiare che non c'è, ecco, quindi dell'amico che non c'è. Ci sono persone che vi hanno richiamato anche, no? Che si sono affezionate? Sì, però non dobbiamo creare un feeling con il paziente. Certo. Quindi se l'ospedale chiede 4 notti, 5 notti di assistenza allo stesso paziente, noi inviamo per non creare questo collegamento dopo eventualmente a casa, in altri momenti, eccetera, inviamo ogni giorno un volontario diverso, perché non si vengano a creare questi rapporti poi di assistenza amorevole, diciamo sempre, però eventualmente che possano sfociare anche in una donazione o qualche cosa da parte dell'interessato. Allora, questo è vietato perché è tutto gratuito, tutto totalmente fatto con il cuore, con la disponibilità interiore di donare un qualche cosa di noi al paziente che ha bisogno, perché la notte è veramente il momento più duro di quando si trova in ospedale, certo. Perché il buio fa venire cattivi pensieri, quindi il silenzio, e quindi avere a fianco una persona che può alleviare questo momento pesante psicologicamente conta molto. Cosa dice ai suoi ragazzi, diciamo, per motivarli, per interpretare bene questo... I ragazzi, durante il corso che viene fatto dall'ospedale, più o meno vengono date delle linee guida, quindi sono persone tutte dotate di molto buon senso e non servono grandi parole, perché una persona che si presta per questa tipologia di servizio per gli altri è dotata di molto buon senso e di molta carità umana e quindi viene tutto naturalmente, senza tante spiegazioni, senza tanti addestramenti, perché è dall'interiorità che esce questa disponibilità per gli altri, e quindi è la cosa più bella, è sicuramente questa, insomma. Lei cosa chiederebbe? Cioè, di cosa ci sarebbe bisogno? Pensa, spera di poter allargare questo progetto? Ne sono nati altri dopo Novara, il suo? No. Quindi ancora siamo un po' indietro in Italia, allora. Siamo un po' indietro in Italia. Adesso io, il progetto era partito con 55, con molti ragazzi dentro, però i ragazzi inizialmente io ne ero sicuro, erano più come numero ma non come sostanza operativa, perché sono impegnati all'università, sono a Trieste, Padova, destra e sinistra, quindi non sono operativi. Adesso, dopo 2 anni di carenza di preparazione di questi corsi, ottobre-novembre verranno fatti anche per altre associazioni di volontariato delle preparazioni di nuovi volontari, quindi spero di inserire un 10-15 nuovi volontari, proprio per avere... Che significa 30 notti in più ogni anno, diciamo. Sì, 30 notti in più ogni anno, 10-15 volontari per sopperire la mancanza dei giovani che sono impegnati in altre cose, non si può pretendere da loro, se sono a Trieste, che vengano a casa a Treviso per fare l'assistenza in ospedale. Questo sarebbe eccessivo e quindi non è giusto. Perché lei diceva infatti che punta molto sui giovani, no? Tra l'altro. Sì, molto sui giovani, perché i giovani hanno molta energia, i giovani sono di esempio dal punto di vista operativo, perché sono corretti, si comportano bene e rispettano le regole. Io parlo dei giovani, quando i giovani sono giovani con una certa sensibilità e una certa impostazione. Io, per esempio, e me ne vanto,
ho fatto parecchi comandanti quando dirigevo una compagnia aerea e ho fatto comandanti giovanissimi, 26-27 anni. Ero criticato da tutti, però ho avuto grande successo e questi giovani individuati per essere comandanti così giovani hanno avuto ampio successo nel mondo, perché operano nel mondo, in compagnie nel mondo, e questo valorizzare i giovani porta sicuramente a dei risultati brillanti. È un valore aggiunto, perché noi anzianotti possiamo avere anche delle idee, possiamo avere anche dell'esperienza, però le forze possono anche mancare un attimino, poi siamo abituati ormai al tran tran e quindi l'energia, quel valore aggiunto che un giovane ha, noi non ce l'abbiamo. Ecco. Quindi io sarei a 60-65 anni, tutti a casa, largo ai giovani, spazio ai giovani. La riforma delle pensioni. La riforma delle pensioni, tutti a casa, largo ai giovani, spazio ai giovani, perché i giovani hanno un valore aggiunto che noi abbiamo perso. Ma che età si diventa comandanti, giusto? Adesso stiamo divagando. Però comandanti di compagnie aeree, diciamo che 5.000 ore, 5.000 ore di volo sono necessarie per avere una discreta esperienza. Allora, se uno inizia a 20 anni e fa 500 ore, quindi diciamo 10 anni, quindi 30 anni, 10 anni, sono 5.000 ore. Quindi 30 anni è l'età che va bene. Quindi farlo prima vuol dire abbassare questo numero di ore di volo e quindi avere fiducia nella persona, prendersi delle grosse responsabilità. Ma noi adulti dobbiamo anche saperci prendere le grosse responsabilità nella vita e essere sicuri di quello che facciamo. E i risultati poi chiaramente sono testimoni se le decisioni sono state prese bene o male. È da sperare che siano prese bene e quindi è giusto comportarsi in questa maniera. Senta, comandante, se ci fosse a casa una famiglia, diciamo, qualcuno, un genitore, un fratello, un amico, appunto come diceva lei, che non può fare questa assistenza, non può essere vicino alla persona ricoverata in ospedale, voi potete su segnalazione eventualmente attivarvi o no? È sempre la direzione? No, perché un parente dovrebbe essere. Ecco, no. La ringrazio per la domanda, perché ho ricevuto parecchie richieste no? di questo genere. Allora, no, questo non è possibile. Ove il paziente ha amici, parenti, qualcuno... Ci devono pensare loro. Anche se ove il paziente non ha nessuno, ma ha dei mezzi economici, ci sono le cooperative a pagamento per l'assistenza. Noi diamo l'assistenza soltanto alle persone che non hanno nessuno e che non hanno mezzi economici. Quindi è chiaro, la nostra missione è solo questa. Non vogliamo interferire in niente altro. Non vogliamo interferire dove operano le cooperative, perché è giusto che abbiano loro i monumenti e ci sono persone che devono vivere anche con questo. Non è giusto intervenire ove ci sono altre persone, perché è giusto che lo facciano loro. Certo, quelli che insomma con un'espressione terribile si chiamano gli ultimi, no? Gli ultimi, invece per voi sono i primi. Gli ultimi, e infatti in questo pieghevole che a suo tempo avevo preparato 2 anni e mezzo fa per pubblicizzare un po' la cosa, alla fine dicevo che la notte non significa dunque più abbandono per i deboli, perché anche i più deboli non sono più debolissimi, sono sempre deboli ma non debolissimi, perché c'è qualcuno al loro fianco e quindi avere qualcuno al loro fianco è già un qualche cosa, perché la notte in ospedale è veramente tremenda. Io sono stato con mia moglie 2 mesi in ospedale H24 e posso assicurare che durante la notte i pensieri più gravi arrivano tutti nel cervello e poi se uno è forte magari metabolizza e porta avanti in senso positivo, altri anche possono
eventualmente certo. anche soccombere e farsi sopraffare da questo stato di difficoltà psicologica. È lì che è nato il progetto, dicevo prima, perché non eravate progetto. Partiti ancora qui a Trevigiano. No, è lì che è nato il progetto. Perché ne parlavate anche con sua moglie in quel perché giorno. Mia moglie sì, perché mia moglie diceva di fare un qualche cosa e io dicevo sempre da buon veneto sì sì lo faremo, sì sì, perché noi veneti siamo anche abituati a rimandare a rimandare, non siamo decisionisti, sì sì lo faremo. Nei due mesi che era ricoverata, il primo mese, quando era lucida, mi rimproverò e mi disse: ti avevo detto di fare qualcosa, non hai fatto niente. Ho detto: beh, lo faremo quando tornerai a casa. Lei mi disse: ma sai, a casa non tornerò. Ragione per cui, quando insomma se ne andò, mi mesi in moto e feci questo progetto. Questo è un momento per me veramente che mi sento utile per gli altri. E quando portavo dei passeggeri in aeroplano a destra e a sinistra mi sentivo utile lo stesso. Però diciamo che questo è un momento che mi sento più utile in senso assoluto di tutto il mio trascorso di vita professionale e non. Perché essere di aiuto per i più deboli riempie di gioia, perché dice, bah, insomma, tutto sommato, siamo qua per fare un qualcosa di buono e esserci per i nostri simili. Quindi di cosa ci sarebbe bisogno? Cioè dovessi fare un appello, appunto, le dicevo anche prima. Niente, allora, a chi ci sta seguendo, i genitori, muoverli. Allora io non chiedo, non chiedo chiaramente un aiuto finanziario, perché la fondazione l'ho fatta io, quindi provvedo io dal punto di vista finanziario. Quello che può servire, se qualche persona pensa di essere interessata a questo, di chiamarmi H24, sempre, il mio numero di telefono, non so se... Tra l'altro è sul sito anche, no? Sì, è sul sito, non so se potete farlo passare il mio numero di telefono, comunque posso darlo? Non sì, so. Me lo segno così lo ripeto poi io, ecco, prego. 335-180... Uh-huh. 2544. Allora, 335-180-2544, poi lo ripetiamo prima di chiudere fra sì, qualche io minuto. Io sono sempre disponibile, H24, perché quando ero un militare facevo l'allarme H24, sempre pronto. Sono a maggior ragione sempre pronto adesso per questo progetto, per poter aiutare gli altri. Se qualcuno può essere interessato o curioso di sapere nei dettagli la cosa, io sono disponibile in qualsiasi momento. E vi ringrazio se entrerete. Non mi porti sempre a su tra le nuvole, sull'aereo, perché sennò io poi le faccio mille domande perché sono curioso. Assolutamente, certo, abbiamo parlato parecchio dei volontari, adesso parliamo di aeroplani se vuole. Aeroplani militari quali? Se ha piacere parliamo di aeroplani. MX sono quelli recenti, diciamo, in strana, quindi. Sì, no. Qui parliamo prima della MX. Beh, chiaro. Sono arrivato a Istrana e ho volato sull'F-86K, ecco. Che era un intercettore che poteva intercettare un velivolo nemico in qualsiasi condizione meteorologica, di giorno, di notte, nelle nubi, fuori le nubi, sempre. L'F-86K poi è stato sostituito dal famoso Starfighter, sì. Cacciatore di stelle, F-104. F-104, io, non solo io perché non ho titolo per dirlo, ma tutti i miei colleghi, tutti lo definiscono il caccia più entusiasmante che abbia solcato i cieli del mondo. Un caccia eccezionale, perfetto dal punto di vista tecnico, quanto difficilissimo nel pilotaggio. E infatti le difficoltà di pilotaggio erano il risultato di una aerodinamica molto molto sofisticata, perché in quei tempi, inizio anni 50, far volare un aeroplano, un caccia a Mach 2, cioè 2500 km all'ora, con le spinte a disposizione era molto difficile. Quindi l'aerodinamica era molto compromessa, pochissima ala, quindi l'errore permesso il pilota era molto 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 ristretto. Certo. Quindi se il pilota un attimino si rilassava... Questo ha detto anni 50? Sì, detto? Sì. Ma in Italia arrivò
a metà anni 60. Mm-hmm. Progetto inizio anni 50, in Italia arrivò fine metà anni 60. Ma arrivò a pilotare anche il Tornado o no? No, no. Tornado diciamo che è un aeroplano più moderno, meno difficile dell'F-104, perché io poi lasciai l'aeronautica e andai nell'aviazione civile come quasi tutti i piloti militari allora facevano così. Per fortuna poi non fate l'evoluzione, diciamo, almeno ecco, in compagnia. Allora F-104, adesso giusto così per ricordare uno fatto, la difficoltà di pilotaggio, bisogna essere sempre svegli come gatti, certo. Mai rilassarsi. Però ogni tanto va a vedere, è strana. Quante volte passano qui anche succede sulla redazione di... Sono gli AMX e cose, ma quando c'è un aeroplano io alzo sempre la testa, anche gli aeroplani civili, guardo la scia, perché è un disegno stupendo nel cielo, nell'infinito del cielo, e quindi è una cosa meravigliosa. L'F-104 ha avuto tantissimi incidenti, tanti miei colleghi, meno fortunati, no? Non era perché hanno avuto l'incidente meno bravi del sottoscritto, eravamo bravi uguali, meno fortunati, ne ho persi tanti colleghi, perché il 104 è difficile da pilotare. Gli aeroplani moderni oggi sono come gli aeroplani civili, sono facili, sono protetti e non presentano più tutte queste problematiche che allora in quei tempi gli aeroplani potevano avere. L'ultima domanda davvero, noi li chiamiamo moderni ma poi durano un bel po' di anni, no? Durano perché... 40 anni. Perché... Cioè una cosa impensabile per noi che utilizziamo l'automobile, 40 anni invece durano 40 anni, ma vengono rivisti, un aeroplano nasce oggi e viene poi modificato dopo 10-15 anni. Viene adattato a nuove tecnologie, diciamo rimane l'aeroplano, però tutto il sistema tecnologico viene modificato. Diciamo che dopo 40 anni l'aeroplano è ancora modernissimo, finisce come capacità operativa perché l'aeroplano è progettato per fare un certo numero di ore di volo, quindi a quel punto lì la cellula, tutto quanto termina. E anche perché poi dopo 40 anni ci sono altri aeroplani. Adesso le racconto una cosa, no? Eravamo in Afghanistan qualche anno fa e io ho visto lì anche gli AMX di Istrana, quindi intervistai il pilota trevigiano. Ah, quindi lei Ferdinando è stato anche in Afghanistan? Sì, 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 ma per una settimana. Insomma, e c'era il generale Petreus, lei se lo ricorda, che controllava la Russia. Me lo ricordo, che poi l'allora ministro della difesa. È stato cacciato. Esatto, però allora era l'uomo più importante del mondo dopo Obama. Sa perché è stato cacciato? Per l'amante. Aveva l'amante e lui disse una bugia e gli americani su questo non perdonano. È vero, l'ipocrisia in America viene colpita. Beccato da un regalo, mi pare. Sì, una cosa sì, viene colpita in maniera completa. Vabbè, sono più seri, rimuovono la differenza nostra. E ricordo il sorvolo di forse loro avevano gli F. Ma avevano parecchi aeroplani. Ma adesso non ricordo. A10 forse, A10, F16. Quindi 3 anni fa, quindi sì, F16. E ruppero la barriera del suono davanti, cioè sopra le nostre teste, ovviamente, che era l'omaggio, credo, che si faceva, insomma, al comandante in forze. Sì. Vabbè, adesso chiudiamo questa parentesi, davvero. Io ripeto il numero di telefono, ma Cristiano è stato bravissimo, perché comunque l'ho visto, l'ha messo sopra impressione al volo. 335-180-2544 per Fondazione Bellotti Stefani, quindi contattare il signor Giuseppe per proporvi, cioè, se volete appunto anche voi assistere gli ultimi, che per lui e i suoi volontari sono i primi. Che storie... Posso aggiungere sì. In particolare? Vi aspetto numerosissimi il 25. 25 ottobre al Teatro Eden, pomeriggio, Teatro Eden, il concerto della Banda Civica di Treviso, che è veramente un concerto di alto livello. Io vi ringrazio molto, grazie... grazie a lei per il lavoro, ai suoi ragazzi per il lavoro che fate. Per avermi seguito, chiamatemi, io sono sempre a vostra disposizione in qualsiasi momento. Lui vola. Con una pizza, quindi, esatto. Senza una pizza, con un bicchiere, qualcosa... Qualsiasi momento, sempre. Arriva al volo. Grazie infinite. Esatto. Grazie. Grazie comandante, grazie. A voi per averci seguito. Come sempre il telegiornale a partire dalle 18.30, seguiteci su Rete Veneta. Grazie, buona giornata. Grazie. Come stanno andando le cose?